canale YouTube di Luigi Gaudio. Facciamo un po' il punto sul dativo. Anzi, dicevamo che facendo il punto sul dativo dobbiamo ricordare il dativo di termine, ok, e il dativo di possesso che già conosciamo benissimo. A questi due dativi che già conosciamo aggiungiamo il dativo di interesse. Praticamente il dativo di interesse è il dativo di vantaggio, ecco, vantaggio o svantaggio, cioè con certi verbi, ad esempio, verbi come, o aggettivi come noxious, noxious vuol dire nocivo, ecco, nocivo, ostile, quindi aggettivi che indicano svantaggio, oppure aggettivi come aptus, adaptus, oppure, no scusate, volevo dire aggettivi insomma che indicano vantaggio, interesse eccetera eccetera, si trova questo dativo di vantaggio, di interesse. Ecco, tenete presente però che per esprimere la difesa e la protezione, invece di usare il dativo, si usa il proprio ablativo, quindi pro patria, quindi combattere per la patria per esempio, no? Pugnare pro patria. Da qui l'italiano anche, non so, pro loco, pro juventute, eccetera. Pro loco vuol dire per il luogo, per valorizzazione quindi turistica, ad esempio, di una località. Pro juventute, per la gioventù, eccetera. Stanno a indicare quindi difesa o protezione con proprio ablativo. Poi abbiamo il dativo di fine. E quindi sostanzialmente qui adesso spieghiamo come si può rendere il complemento di fine. Si può rendere in tre modi. Primo modo, il dativo. Secondo modo, ad più accusativo. Attenzione, questo forse l'avevamo accennato. Ad più accusativo, abbiamo detto, è moto a luogo, ma potrebbe anche indicare il fine, lo scopo. Ma adesso però, infatti l'ultimo modo per esprimere il complemento di fine è causa e grazia. Però attenzione, causa e grazia che si trovano dopo il genitivo, cioè prima c'è il genitivo e poi c'è causa e grazia. Causa e grazia sono posposti, si trovano dopo il genitivo, sono preceduti dal genitivo. Infatti il genitivo generalmente non ha preposizioni, ha una, queste sono postposizioni, diciamo così, no? E poi abbiamo il costrutto del doppio dativo, cioè in certe espressioni, per esempio col verbo essere, est mi cure, cioè è mia cura, è interesse mio, in latino si esprimeva però con il doppio dativo. Quindi un dativo di interesse sarebbe un dativo di vantaggio, quindi a mio vantaggio, ma anche un dativo di fine, insieme, quindi dativo di fine e dativo di interesse, costituiscono la costruzione del doppio dativo. Dicevamo spesso col verbo essere. Ad esempio, est cordi, è a cuore, mi sta a cuore, no? Mi est cordi, no? Oppure subsidio, est subsidio, essere di aiuto a qualcuno, si dice con due dativi. Quindi esse, subsidio, è un dativo, e invece a qualcuno sarebbe complemento, diciamo, di vantaggio, ed è espresso con un altro dativo. Certe volte questa espressione del doppio dativo si trova con altri verbi, quindi non solo col verbo essere, ma anche con altri verbi. Ad esempio, venire in aiuto ai soldati, no? Venire auxilio militibus. Oppure mandare un libro in dono a qualcuno. Mittere librum, dono, e poi c'è il dativo, per esempio a Cicerone, Ciceroni, se è in dono a Cicerone. Ecco, parliamo adesso dell'oggetto indiretto. Vediamo di capire questa cosa. Ci sono determinati verbi che sono transitivi, in italiano hanno il complemento oggetto, e invece in latino hanno il dativo. Ecco perché lo chiamiamo il dativo del complemento oggetto indiretto, perché corrisponderebbe a un complemento oggetto italiano, ma in latino è espresso con il dativo. Bene. Cioè dobbiamo proprio impararli questi verbi, studiarli, memorizzarli, eccetera, no? Sono, per esempio, noi in italiano diciamo favorire qualcuno, e invece in latino dicevano favio più dativo, no? Favorire, non so, il console,
Favio consuli. Io favorisco il console, che sarebbe soggetto, predicato, complemento, oggetto in italiano. Invece in latino io favorisco al console. Ma voi traducete correttamente in italiano. L'avete capito che nelle versioni dal latino dovete tradurre in una lingua italiana corretta? Avete capito questo particolare? Ecco quindi che in questo caso dovete usare il verbo, in italiano è transitivo, dovete tradurlo transitivo. Non dovete fare affidamento al latino, in questo caso il latino c'è dativo, invece in italiano dovete tradurre transitivo. Ignosco, ignoscis, ignovi, ignotum, ignoscere, perdonare. Noi diciamo perdonare qualcuno. Esempio, ignoscere reos, non so, perdonare i colpevoli, boh. Scusate, in latino non si dice ignoscere reos, ma si dice ignoscere reis, col dativo. Mi raccomando, non traducete perdonare a, dovete tradurre perdonare i colpevoli, in questo caso. Lo stesso invidiare, invidio, invidere, legge il dativo in latino, oh. Quindi, invidere, invidere amico si dice, invidiare l'amico, in latino si dice invidere amico col dativo, no. Oppure invidere imperatori, invidiare il comandante o invidiare l'imperatore. Poi, nubo, nubis, nupsi, nuptum, nubere, sposare, una donna che sposa un uomo, si dice, non so, per esempio, Clelia, Marco nupsit, cioè Clelia ha sposato Marco, si dice Clelia Marco nupsit, che vuol dire letteralmente Clelia si è annuvolata per Marco, cioè Clelia ha messo il velo per Marco, il velo da sposa, diciamo così, per Marco. Ecco perché si trova più o meno al dativo. Poi parco parcis peperci parcitum parcere, risparmiare, avere riguardo, è col dativo, parcere subiectis, vuol dire risparmia chi è a te sottomesso, eh? Ed è col dativo, servio, servi, servire, servire, essere schiavo di qualcuno, si dice sempre col dativo, eh? Quindi per esempio Terenzius, Terenzio, servit, Terenzio è schiavo di Terenzio, poi dopo però Terenzio lo libera e lo fa diventare un liberto, sì, un schiavo liberato, insomma. Terenzio era schiavo di un certo romano che si chiamava Terenzio, il quale poi l'ha liberato e l'ha chiamato come lui, una volta che si è liberato l'ha chiamato come lui. Andiamo avanti, persuadere, anche persuadere vuole il dativo, convincere. Quando traducete quindi persuadere, sì, insomma, in italiano è transitivo, mentre invece in latino è col dativo. Poi, lo stesso aiutare, soccorrere qualcuno con subvenio più il dativo. Supplicare, pregare qualcuno è supplico col dativo. Studio, occuparsi, dedicarsi a qualcosa è con studio più il dativo. Beh. Ah, studio in genere infatti non vuol dire studiare. No, no, no. Studio vuol dire occuparsi di qualcosa, dedicarsi a qualcosa, aspirare a qualcosa. Ecco. E quindi si esprime col dativo. Allora, vediamo un po'. Infatti qua dice, attenzione, che studio è un falso amico, perché generalmente il verbo studere latino non significa studiare. Generalmente, poi ci saranno anche dei casi in cui si potrà tradurre anche in questo modo, ma generalmente vuol dire dedicarsi, occuparsi, aspirare a, così come la parola studium non vuol generalmente dire studio, ma vuol dire impegno, impegno, occupazione, interesse. Altri video didattici su a tuttascuola.it